il Salone Nautico testimonia l'eccellenza di Genova. Da qui riparte la città. Le parole del presidente della regione e del sindaco Genova. Si è aperto oggi il 58esimo Salone Nautico, primo grande evento dopo il crollo di Ponte Morandi, che riporta Genova alla ribalta e costituisce un banco di prova, fino al 25 settembre, per viabilità e traffico. Le barche sono oltre 1200. Oltre 1000 gli espositori. Non c'è stata disdetta da parte degli espositori, ha detto Marina Stella, direttore generale di Ucina Confindustria Nautica, che organizza l'esposizione. A quanto sembra, tengono anche le prevendite dei biglietti. Al salone sono attesi, fra gli altri, il ministro Toninelli oggi, all'inaugurazione, il vicepremier Salvini domani, venerdì e il presidente Mattarella lunedì. Barra verticale la guida. Quanto costa, come arrivare, dove parcheggiare, gli striscioni all'apertura dell'evento. Foto prima giornata del Salone Nautico. Tutte le notizie ore 16.30. De Maria Ucina vi presento il Salone della Riscossa video ore 15. Punto Scanna VDIS. Quest'anno portiamo al Salone 100 delegati esteri. Quest'anno portiamo al Salone 100 delegati esteri per creare possibilità concrete per i nostri operatori di fare business. Lo ha detto il presidente dell'AIS Istituto per il Commercio Estero Michele Scannavidi partecipando all'inaugurazione della 58ª edizione del Salone Nautico a Genova. L'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, fra le altre iniziative promozionali organizzate d'intesa e in collaborazione con Ucina Confindustria Nautica per il Salone, ha organizzato la missione di una folta delegazione estera composta da 40 giornalisti e 60 buyer provenienti da 29 paesi. Dall'Argentina all'Australia, dall'Austria al Brasile, dal Libano alla Malesia e dalla Francia a Russia, Ucraina e USA. E ha previsto 513 incontri faccia a faccia per le aziende espositrici. Ore 14.59 L'impegno di Toninelli. Risorse per il settore. Siccome è logico, razionale e scontato, assumo come impegno quello di liberare straordinarie risorse che abbiamo, perché dietro la costruzione di un'imbarcazione, qualsiasi essa sia, ci sono le mani, le competenze, la tecnologia che ha il simbolo del Made in Italy. Lo ha detto il Ministero delle Infrastrutture Danilo Toninelli, rispondendo ad una domanda sull'impegno del governo nei confronti del settore della nautica, nel corso del convegno inaugurale del Salone di Genova. Compito del sottoscritto come cittadino, prima ancora che come ministro, è farlo sapere a tutti, far toccare con mano l'eccellenza della nautica, accompagnarla in un percorso più semplice, perché la valorizzazione può essere fatta con meno burocrazia, con regole concorrenziali certe, giuste, uguali per tutti. Non ci sono sempre state e ci dovranno per forza essere, ha detto il ministro. Ore 14.52. Rixi. Il salone simbolo della forza della città. Il Salone Nautico è un simbolo della forza di una città la cui tradizione e il cui futuro sono legati al mare. Così il viceministro alle infrastrutture Edoardo Rixi stamani a Genova commenta l'inaugurazione del 58esimo Salone Nautico Internazionale. Il viceministro evidenzia la presenza di 951 espositori nazionali e internazionali. La presidente di Ucina Confindustria Nautica Carla De Maria evidenzia che dopo la tragedia del Ponte Morandi nessun espositore internazionale ha rinunciato a venire a Genova, anzi sono aumentati da 948 a 951. Torino ha perso il salone dell'auto e non l'ha più trovato. Commenta De Maria, Genova ha saputo non perdere il salone durante la crisi, ed oggi è un simbolo del rilancio della città. Ore 14.30, Toti. La nautica ha subito scelte politiche punitive. Il Salone Nautico di Genova è la dimostrazione di quanto è importante fare sistema, ma anche di quanto ha sbagliato negli anni passati la politica. Negli anni cupi della crisi la nautica ha pagato un prezzo straordinario sommando la crisi economica mondiale a scelte politiche punitive. Lo evidenzia il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti all'inaugurazione del 58esimo Salone Nautico Internazionale. Credo che oggi si sia cambiato l'orizzonte, si può guardare al futuro con più ottimismo, aggiunge. Ore 14. Signorini. Investimenti pubblici in calo. Gli investimenti pubblici in Liguria sono in difficoltà. Nel 2017 abbiamo avuto un calo del 20% dei bandi sulle opere pubbliche in regione. È necessario uno sforzo per snellire le procedure e far ripartire la macchina degli appalti. È la richiesta al governo avanzata dal presidente dell'autorità di sistema portuale del Mar Ligure Occidentale Paolo Emilio Signorini stamani a Genova all'inaugurazione del 58esimo Salone Nautico Internazionale. Per rilanciare la ripresa dobbiamo accrescere la spesa per investimenti fissi, dichiara Signorini. L'ultimo rapporto della Banca d'Italia ci indica la necessità di valorizzare al meglio le capacità non utilizzate a Genova. Il porto ha capacità non utilizzate, dobbiamo.